Per Movida Television e Teleradio Ercolano siamo quest'oggi a Villa Campolieto, sede della Fondazione Ente Ville Vesuviane, per la presentazione ufficiale del Festival delle Ville Vesuviane che si svolgerà dal 2 al 25 settembre. Il titolo di questa edizione è Progetto 700. Vediamo le interviste ai protagonisti. Presidente Del Mastro, torna il Festival delle Ville Vesuviane, settembre vedrà questa esedra e non soltanto, anche Villa delle Ginestre ricca di appuntamenti per Progetto 700. Coinvolgere tutte le ville, coinvolgere tutto il territorio in un progetto esteso di visione territoriale per mettere al centro dell'attenzione queste grandi strutture, le strutture del Miglio d'Oro, con le loro enormi potenzialità dal punto di vista culturale, turistico, per il rilancio di tutta l'area. Giuseppe Di Pasquale, direttore artistico del Festival delle Ville Vesuviane, Progetto 700, nelle meravigliose ville di questo territorio del Miglio d'Oro per il mese di settembre. Un festival ricco di proposte, proposte anche nuove, due prime nazionali, e La vita e sogno di Calderon della Barca, proprio perché il sogno è il tema che quest'anno ci condurrà a ritrovare la visione di una proiezione nell'illusione, nella nuova scoperta dell'essere di fronte a una quotidianità, specie in questi anni, che ci ha costretto anche alla chiusura. E si riparte con l'idea di una festa che a settembre allieterà le ville vesuviane e che sarà palcoscenico di gioia. Roberto Chianese, il direttore della Fondazione Ente Ville Vesuviane, un settembre tra musica, danza, spettacoli di teatro e arte con delle mostre. Sì, confermiamo il nostro progetto 700 anche quest'anno a settembre, dal 2 al 25 settembre, tanti eventi tra Villa Campolieto con i nostri spettacoli, da Villa Favorita con la mostra internazionale a Villa delle Ginestre con ancora altri spettacoli, tra cui da Ciamaraini. Sono degli eventi che animano questo territorio, il Miglio d'Oro, un territorio che da millenni respira cultura, e sono eventi che puntano ad avvicinare il territorio, i giovani, il nostro pubblico a questi luoghi nel segno dell'arte. Sindaco, ancora una volta Ercolano si conferma città di grande cultura, ospitando il Festival delle Ville Vesuviane, sarà un settembre di grandi appuntamenti. Ercolano è una capitale della cultura e per noi la cultura non significa soltanto elencare gli eventi, ma significa coinvolgere i cittadini, coinvolgere i turisti. Per me investire in cultura significa andare nelle scuole e spiegare ai nostri giovani che Ercolano è una città straordinaria, che la Fondazione Ville Vesuviane fa un lavoro incredibile e del patrimonio di tutti quanti noi. In questo devo dire grazie al presidente Gianluca Del Mastro, al direttore Chianese, che svolgono un lavoro straordinario per la mia città.